delle vittime in trincea, di vite in trincea, di giovani che sono partiti anche dalla capitale all'insegna di un sogno, dell'avventura e non solo. Ne parliamo con Claudio Modena, scrittore, originario della provincia di Rovigo, ma romano d'adozione, se mi posso permettere, ma soprattutto un uomo che ha raccontato con delle parole semplici, straordinarie, questa raccolta di storie e di volti, perché da qui veramente c'è uno spaccato di volti giovani che sono partiti all'insegna di un sogno. Di che cos'era? Un'avventura? Allora lì è successa una piccola minoranza, per lo più ragazzi, studenti della media borghesia, infatuati anche da D'Annunzio, che magari pensavano di andare a fare un'avventura, che magari la guerra durava pochissimo. Poi a un certo punto, una volta arrivati al fronte, si sono resi conto che non era l'ultima guerra del Risorgimento, era una guerra moderna dove c'erano le bombe, il ferro, il gas, e a un certo punto anche i volontari cominciarono a vergognarsi di essere i volontari, perché si sono trovati dentro questa macchina. Esatto, una guerra meno umana, una guerra meno umana, se la guerra può essere mai definita umana, ma meno significativa forse anche per quello che loro immaginavano. Chi erano questi ragazzi in trincea? Studenti sì, ma chi si trovava poi in trincea e chi poi diventava involontariamente, velocemente vittima? Vittima erano i figli dei contadini, per la maggior parte del sud, che non sapevano neanche il significato della parola Italia. Si sono trovati al fronte, dove praticamente sia che stavano fermi o che andavano avanti erano destinati a morire, perché se tu non andavi avanti c'erano i carabinieri dietro che ti A ammazzavano. proposito d'Italia, racconti e storie che raccontano anche di una società, di uno spaccato di società, di allora. Era una società molto diversa dalla nostra. In queste lettere i ragazzi danno del voi o del lei ai genitori. E la cosa che mi ha sorpreso, come lei ha ricordato che io sono del nord, è di aver scoperto questi ragazzi del sud Italia, ragazzi veramente eccezionali, con una grande serietà, con una grande animosità. Siamo in chiusura, pochissimi secondi soltanto per capire perché c'è la voglia di raccontare queste storie, di riscoprirle e raccontarle. Io le ho voluto raccogliere perché tutti i giorni in televisione vediamo la guerra, e forse i nostri ragazzi, che sono tutti presi dai social, non hanno ben presente che cosa significa la guerra. Ecco. Ed è proprio questo è il messaggio importante. Esatto. Quindi ascoltiamo, raccontiamo e soprattutto cerchiamo di scoprire la nostra storia e le nostre radici e i nostri motivi che ci hanno portato a tutto questo. Grazie, grazie per essere stato con noi stamattina. Ne facciamo una